Bentornati nel caos. Benvenuti in questo episodio di Caos Indaga, dove andremo a scoprire cosa significa essere famosi oggi. Perché la fama al giorno d'oggi non è come 20-30 anni fa, almeno così dicono, ne sappiamo poco. Proprio per questo non faremo questo viaggio da soli. Siamo venuti a Milano per andare al concerto di Fasma e fare due chiacchiere con lui. Uno che di fama sicuramente ne sa un po' più di noi. Ma chi è Fasma? Tiberio Fazioli nasce a Roma il 17 dicembre 1996. Inizia ad affermarsi nel mondo musicale già nel 2017 con il singolo Marilyn, ma conoscerà a fondo la fama nel 2019, partecipando prima a Sanremo Giovani con il brano Per sentirmi vivo, poi nel 2021 al Festival di Sanremo con Parlami. Fasma in questo episodio di Caos Indaga ci aiuterà a capire meglio la fama, le sue conseguenze e i suoi lati oscuri. Ma prima della chiacchierata ci siamo goduti live il suo nuovo album Ho conosciuto la mia ombra. Andiamo! Ogni volta che mi guardi vedo delle rose con le spine ma non dolorose. Chiudo gli occhi e metto a te, ho tutta gente attorno, non ti vedo tanto a me, ma non mi chiedere perché. Dovrei smetterti di pensare. Sai anche poi le mie ore, ma adesso mi distrae, sempre stati fuori. Posso il suo profumo e dovrei farne un altro. Mi piace se si alza, si incazza, si bagna. Lui è di famiglia a Mattia Listen Ray! Ragazzi, ti bello, ti sapevi sentire. Una persona d'oro, ragazzi, fatemi un applauso perché è l'artista più vero che conosco. C'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Non mi fotte di te, non ci fotti con me, se ci provi con me, poi ci provo con lei. Later that night. Posto live, bellissimo. Ci siamo divertiti tantissimo. E ti facciamo i complimenti. No, sì. È incredibile. È stato adrenalinico, sì. Proprio. Come una montagna russa. Dalla calma totale, appunto, montagna russa fino all'urlo. Sì, infatti, esatto. Bellissimo. È incredibile. Sì. In questo video, però, vorremmo parlare di fama. Sì. Ok. Mi piace. Di com'è la fama oggi, particolarmente? Allora, io credo che la fama oggi sia un obiettivo. Un obiettivo che un po' offusca, secondo me, gli artisti di oggi nel trovare in realtà un posto. Oggi confondiamo la fama come un obiettivo, ma in realtà è una conseguenza. Certo. Io la vedo in questa maniera. Partendo dal presupposto che oggi la gente pensa molte volte che l'artista si fa il fico, no? Certo. Ma l'artista è il primo insicuro. E molte volte questa sicurezza che si crea attorno, no? Grazie alla fama, per l'appunto, lo porta poi a rimanere in questa grande comfort zone, no? E perciò quello che io dico sempre è, prima di pensare a come sarà, a come rimani te stesso, quest'ansia che poi mette, perché in realtà è un'ansia molto grande, no? Cioè, io devo stare attento, perché mentre prima ero una diceria, poi a un certo punto diventa per la gente quasi una cosa, devo rimanere me stesso, quindi una prerogativa, capito? E perciò oggi quello che dico sempre è, cerchiamo di levare questa fama da questo obiettivo che può essere, ma trattiamola come una conseguenza. Una conseguenza di un lavoro. Di un lavoro un tuo, di un posto dove trovarti, certo, sicuro, capito? Certo. Cioè, io non lo so, io l'ho sempre vista così, e la fama arriva se deve arrivare. Cioè, ricercare la fama è come ricercare nel Signore degli Anelli Smigol che cerca, certo, l'anello, no? Poi a un certo punto ti deteriora. E questa cosa non deve mai capitare, io la vedo così, ma come qualsiasi cosa. Le conseguenze sono molto più importanti, ma l'obiettivo non deve mai essere una conseguenza, perché se poi non ottieni mai questo. Me ne cacci come dietro l'altra. Hai già concluso tutti gli spunti, sì, che potevamo, sì, avere. No, però ne aggiunti altri, cioè sia l'insicurezza dell'artista, che è molto interessante, perché da esterni guardi sempre l'artista come una persona che se ha raggiunto la fama allora ha raggiunto anche la sua realizzazione, la sua sicurezza. Invece c'è sta la maschera che devi essere forte, no? Sei come il fratello che deve essere forte, cioè, certo, il fratello grande, sì, sì, sì. Cioè, tu devi essere forte, una figura che poi ti crea molto l'educazione, non il dovere essere forte, che a me
personalmente mi ha sempre un po' obbligato a essere ciò che magari non volevo essere in quel momento, no? Però in quel momento devo essere forte ed è bello essere forti. Però ecco, l'artista poi a un certo punto rivive le sue emozioni, no? E perciò è come se uno che deve essere forte ma allo stesso tempo deve sempre stare a contatto con le sue emozioni. Mentre uno che deve essere forte a volte cerca di uccidere il contatto con le proprie emozioni. Ed è per quello che torniamo al concetto di virus del sistema della musica, cioè bello, una cosa che rompe quel discorso, cioè uno schema educativo, che è quello là che te per essere forte non devi provare emozioni, non è vero, devi saperle imparare a gestire. Esatto, e devi saperle affrontare. L'ambiente di oggi ti aiuta ad affrontarle queste emozioni, cioè quello che ti circonda, l'artista, allora, e quindi la conseguenza della fama che ti circonda è un aiuto. Io credo che oggi viviamo davvero in una società dove puoi scegliere cosa scegli. Nel senso che le verità con cui vivi possono essere conseguenziali alla tua educazione, ma il fatto di come scegli di viverle è un tuo punto di vista, una tua prospettiva. Perciò automaticamente quello che a volte può essere un limite, per qualcun altro è un trampolino di lancio, il sottosopra, no? Io qua mi leggo un sacco al pensiero stoicista, che secondo me è molto l'imperatore romano, no? Perché poi Tiberio, non a caso. Comunque lo stoicismo dice una cosa molto bella, che non è tanto quanto il tuo giardino non è fiorito, ma quanto può essere fiorito. Detto in poche parole, te lo minimizzo delle parole inutili, però ecco, accettare quello che ti succede, ma soprattutto trasformarlo in qualcosa di positivo. Perciò l'ambiente non ti può trasformare, sei tu che scegli di trasformare l'ambiente, sennò non facevi musica. Beh, vero, sì, vero, assolutamente. E al giorno d'oggi sto fomentato, merda, davvero, sembrava una live. Esatto. Bella per Corazon, bella, infatti. Qua un appello a Coro, prossima live con Coro, punto, e dobbiamo, basta. Comunque, per chiudere un po' anche il discorso fama, al giorno d'oggi arriva in un attimo. Certo. Ad esempio TikTok, sai, cioè sì, anche sì, non solo nella musica, proprio in generale. Anche il fallimento arriva in un attimo, perché smetti due giorni di fare una cosa, rischi di sparire. Certo. Perché ci sono altri 100.000 che lo stanno facendo, altri 200.000 che escono tra un mese, e così. E voglio chiederti appunto come te la vivi, perché tu secondo me hai fatto un album perché volevi dire qualcosa e non perché volevi fare la hit estiva. Ed è una cosa che si sente tanto, specialmente, capito, da uno che ci fa caso. Sì, poi in un live di questo tipo, cioè non può essere che musica che viene dal cuore, anche il pubblico che canta così, che è così emozionato. Guarda, giuro, ti ringrazio per questa domanda, ma perché? Un uomo piegato non potrà mai rilissare gli altri. È una frase che ho letto tipo, per l'appunto, in un libro del cazzo, che sono tipo 100 frasi filosofiche, ok? Vedi, non è più tanto quanto il rapporto che la gente ha con la tua musica, ma il rapporto che te c'ha con la tua musica. Certo. A me, giuro, fare questo album, e poi farlo live, che era una doppia difficoltà, far uscire quest'album a me ci ha costato 3 anni. A 3 anni, perché stavo pieno di quelle insicurezze, no? Quel posto non era più, capito, dentro la mia testa, era ancora qualcosa di più rischioso. Mentre la prima volta abbiamo rischiato, qua abbiamo rischiato il doppio. Perché in un momento che tutti si aspettavano una cosa, noi abbiamo fatto il contrario. Ma questa contrario totalmente. È quella, però, responsabilità. Roba, però, è una roba, capito, lì a dire. È liberatorio. Chi è che rimane, chi è che rimane? Sì, sì, sì. Chi è che davvero vuole sentire quello che ho da dire, ma soprattutto quant'è che io voglio sentire quello che ho da dire, perché la paura di non essere ciò che la gente vuole, è lì che torniamo. Io quando ho fatto la prima traccia è quello che è, ed è per questo che oggi, giuro, le tracce che usciranno, che dobbiamo fare ancora in realtà, che faremo, sono proprio liberatorie per me, perché in quel momento, con quell'album, ho fatto capire che non c'era bisogno in quel momento di essere quello che la gente voleva, ma come sempre essere ciò che semplicemente sono. L'artista non deve aver paura, non deve andare nei luoghi dove gli altri non vanno. E io, se inizio a aver paura, come faccio poi a raccontarti quell'album? Assolutamente. Cioè, io lo devo fare, anzi, e te devi dire cazzo, cioè, io voglio dirti che è una cosa che non fa nessuno al giorno d'oggi, o comunque in pochissimi. Cioè, è una roba, capito, fuori dagli standard odierni, e per questo secondo me va stimata. Ma guarda, ti ringrazio, perché poi questo è grazie a loro, perché senza di loro non potrei vivermi questa roba, certo, in questa maniera, capito? E le persone stavano là sotto, è una responsabilità, ma una possibilità. E a proposito, che hai usato la parola responsabilità, lo è anche nei confronti del pubblico, giusto? Cioè, viene comunque, certo, anche dai giornali. Totalmente, dai, totalmente, cioè, totalmente. Viene messa proprio questa responsabilità. Certo. Voglio chiederti quanto sia responsabilità tua, oppure quanto dipenda da come prende il pubblico, capito? Il messaggio che vuoi dare. Perché ci sono molti esempi che vengono considerati cattivi esempi per giovani. Così. Allora, vabbè, partiamo dal presupposto che se parliamo di esempio ideale nazionale, dovrebbe essere un politico, dovrebbero essere figure di potere, perché partiamo dal presupposto che avere una canzone non è un potere, è un potere che la gente ti dà.
Esatto. E che te semplicemente sfrutti e utilizzi in base a quello che giustamente tu sei. Perciò la gente accetta la parte più estrema di te, ok? Quando tu vai del potere a livello politico hai delle responsabilità prima della possibilità. Nel senso che tu devi semplicemente essere la faccia, ma quando vai a casa devi ragionare come 8 miliardi di persone. Certo. L'artista quando inizia a ragionare come 8 miliardi di persone smette di essere un artista. Mentre un politico no. Un politico inizia a essere un politico. Esatto, al contrario. Perciò gli esempi oggi mancano, perché mancano gli idoli. Noi sì, diventiamo idoli perché mancano degli idoli a livello politico, certo, a livello societario. Delle figure da seguire, delle figure che ti danno, vedersi. Ma più che altro che danno il buon esempio, esatto. Che non è che tanto l'idolo può essere anche l'estremo, ma l'idolo nazionale, come ti ho detto all'inizio, educativo, deve essere semplicemente una persona che si comporta bene, che dà l'esempio civico, certo, che dà l'esempio a livello legislativo, che è coerente con ciò che dice. Perché se poi a un certo punto noi dobbiamo iniziare a fare la persona che deve insegnare, ci mettiamo a fare i professori, la persona che fa arte racconta un'estremizzazione e una parte di mondo che se no non ti verrebbe raccontata in maniera così dolce. Un politico che fa un discorso racconta per il momento che sta vivendo e dà la colpa a noi perché in questo momento vuole spostare l'attenzione nei confronti, certo, di persone che non hanno questa responsabilità, perché a 27 anni ricordiamo che a livello politico te non puoi diventare nessuna delle alte cariche, però noi a 27 anni, però a 22 anni noi dobbiamo avere le responsabilità che loro hanno, certo, dopo una certa età, dopo che hanno fatto determinati percorsi. Ricordiamoci che la figura educativa la deve fare il genitore, non la persona che ascolta nelle cuffie, perché allora iniziamo a levare la televisione, iniziamo a levare tutto, i videogiochi, iniziamo tutto a levare poi la musica, sì, e poi la musica, iniziamo a levare la curiosità, dopo che hai levato la curiosità iniziamo a levare i nomi, dopo che... sto esagerando, sì, scusate, no, perché questo è un po' troppo magari estremista, no, no, però no, io sono d'accordo. Sì, ma hai anche sollevato una questione importante che non viene sollevata da persone che avrebbero questa responsabilità, quelle della salute mentale. Non so, è molto chiara la cosa per me. Non so, c'è sempre del bene e del male che si può fare, ce lo insegnano. È tua la scelta di quale fare. A livello pratico non si sta nel pensiero, ma nei fatti poi. Perché ti posso dire le più belle parole e poi razzolare male. Mentre la cosa bella magari di chi fa musica è che ti racconta la verità e non si nasconde, no? Che ti dice, certo, io sono un bravissimo ragazzo, però poi a un certo punto vado a fare delle cose sbagliate. No, io sono quello che sono e non mi nascondo senza da quello che sulla sono. Lingua, certo. Ma piuttosto figure così, piuttosto mi dicono io ho sbagliato. Oh, io ho sbagliato. Chi ha il coraggio di dire io ho sbagliato oggigiorno? Nessuno. Beh, ci sono persone nella scena musicale di adesso che magari dicono ho sbagliato, ma appunto vengono giudicate come cattivi esempio, perché effettivamente raccontano magari di un background di vita e che continuano a fare poi anche dopo. Non si limitano a raccontare, vero, allora, l'errore, ma continuano magari a farlo, ecco. Io sai cosa penso purtroppo? Io sono, ripeto, molto estremista in questo pensiero, vedi? I commenti su Instagram. Vedi, oggi abbiamo la possibilità di commentare ogni cosa, dire la nostra. È una cosa molto bella dire la nostra ed è importantissima, ma secondo me nel momento nel quale succedono determinate cose, giudicare una persona, abbiamo fatto delle leggi apposta e semplicemente non c'è comportamento giusto, comportamento sbagliato, sappiamo qual è il bene e il male, però c'è chi a volte è costretto a fare determinate cose piuttosto perché ha scelto una vita che magari non gli appartiene. La musica è una possibilità, ma ripeto, come ho detto all'inizio, non è gli altri che la vedono come la vedi te, ma è te come la vedi, certo. A volte per te quella possibilità che te da fuori dici io me la vedrei molto bene, ma magari quella persona se la vede tutto tranne che bene. Perché le responsabilità sono iniziate a crescere, perché la gente ha iniziato a dire oh, ricordati che te in quel momento devi dire qualcosa di importante. Sì, sì, sì. Io purtroppo sono troppo sensibile anche in questo pensiero. Cioè io me la vivo malissimo molte cose, capito? E la gente dice ma perché te è giusto così? Fai vedere la tua, sì, sensibilità e il tuo essere proprio. Ma è una giusta prospettiva secondo me con la quale affrontare qualsiasi arte, perché comunque è qualcosa sempre di soggettivo, legato alla propria storia personale, alla propria percezione quotidiana, quindi non si può giudicare dal fuori e dire se adesso tu hai raggiunto questo traguardo, la fama che come all'inizio dicevamo sembra essere l'unico obiettivo di oggi, allora tu devi essere, sì, questo, devi essere così, devi essere, cioè se trasmetti qualcosa è giusto che... Ma non mi voglio andare a Disney, sì, capito? Cioè l'hai mai visto, ora hanno fatto una serie molto figa, The Boys? Sì, che, sì, dimostrano tipo i supereroi come realmente, esatto, potrebbero essere nel mondo di oggi. La faccia dei supereroi, cioè, esatto. Capito? Nel senso, sì, non, sì, si, sì, parla, sì, di questo. Poi ora lì è l'esagerazione, la gente. Certo, certo. Però si parla di persone con grandi poteri che decidono di utilizzarlo. Però non fanno mai male. Anche se raccontano del male, non fanno mai male. Se vivi quel momento, non andare a fare quelle cose, piuttosto cantaci sopra. E questo è il vero invito, bello, che secondo me la, sì, gente, sì, fa. Sì. Ci sta la cultura della facilità, che è una cosa molto sbagliata. A volte le cose più facili non sono quelle che ti ripagano sempre. Vedi, le persone che io ho visto fare queste robe
non sono felici. E te lo sai, nel senso. Assolutamente. Non ci stanno persone che te lo raccontano dopo che magari hanno pagato certe cose, pagano, che te lo raccontano con facilità. Le persone te lo raccontano per quello che è. E è loro quello il loro dovere, perché magari a volte hanno anche paura di dire com'è per loro. E te lo raccontano dopo un po'. Intanto ti raccontano com'è, ti raccontano quello che vivono. Anche perché non è detto che tutte le persone abbiano il privilegio di non ritrovarsi in una situazione. Poi è vero che c'è il discorso, magari la cosa più facile, ma a volte noi non siamo stati messi nella posizione di dire devo fare questa cosa qua. Non so come. Ovvio che c'è sempre abbiamo la responsabilità, potuto non scegliere. Però abbiamo potuto non scegliere tra la cosa più facile e quella più difficile. È quella la scelta, la scelta è importante. È tutto. Non è tanto chi fa e chi non fa, ma chi può scegliere di fare, chi può scegliere di non fare. Cioè, infatti, tipo, ho fatto degli esempi, capito? Sì. Vabbè, ora sto dilungando troppo. Vabbè, dai, ti lasciamo un pensierino per ringraziarti. Ma no, ma no, vabbè, stavo la verità, questa è la verità, ma che c'è? Per ringraziarti del concerto bellissimo. Grazie e mille. Di questo tempo dedicato. Grazie mille a voi, davvero. E c'è un motivo. Sì, però, no, cioè, l'ho apro? Pensato. Sì, sì, sì. Vai, vai, vai. Grazie mille. A te. Hai descritto il tuo album, Ho conosciuto la mia ombra, come questo percorso, questo viaggio che hai fatto per scoprire anche quel lato più buio, certo, oscuro, e quello che è uscito forse anche un po' in questa intervista. Totalmente. E il protagonista di questo romanzo fa un po' questo viaggio qua, ecco. Tra l'altro hai detto una cosa interessante, cioè hai detto che l'artista deve dire, deve fare cose che altri non fanno, non so come... Certo. Che deve descrivere, deve portare, no? E Carrère è un autore che secondo me scrive cose che altri non scrivono, quindi c'è pure questa... Certo. È un cerchio che si chiude. Sì, sì. Io davvero vi ringrazio per questo regalo, poi cioè, ci tengo molto a leggere in questo momento, perciò grazie mille davvero. Grazie davvero. Sì. Davvero, grazie. Grazie mille a te. Cioè, no, grazie veramente, mille. Grazie davvero. Mille. Cioè, no, ma no, siete gentilissimi, cioè, davvero. E grazie mille per questa bellissima intervista. No, grazie, grazie a te. Avremmo dedicato grazie anche a te più di aver tempo, fatto questo video con noi. Infatti, ma che ci mancherebbe, già sai. E forse. A tutto il tuo team, ovviamente. Sì, alla family. Abbiamo visto la fama con altri occhi e speriamo che questo video vi abbia arricchito quanto ha arricchito noi girarlo, perché è stato davvero emozionante e interessante. Vero, moltissimo. Non ci aspettavamo di riuscire a cogliere così tanti punti. Di certo quello che abbiamo capito è che la fama porta con sé tante ombre, quindi bisogna essere bravi e capaci di creare intorno a sé un ambiente positivo che ti stimoli e che ti aiuti a continuare a fare quello che fai con passione e integrità. Esatto, perché è un attimo perdersi o arrivare a dover piacere agli altri piuttosto che avere piacere nel fare la propria arte. Esatto. In conclusione, anche se non è semplice quando si è emergenti, bisognerebbe continuare a fare la propria arte guardando il successo come una conseguenza e non come un obiettivo. Noi ci salutiamo, se ti è piaciuto il video metti like, mi raccomando, e iscriviti al canale. Io voglio fare quella musica, voglio fare la musica che vi faccia da amico, quella musica che vi faccia sentirmi da soli, quella musica che quando sentite un album avete difficoltà ad ascoltarlo, a volte anche a condividerlo, perché sapete che vi state mostrando forse un po' più deboli di quello che magari mi state solitamente postando delle foto, robe del genere.